Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Sono dichiarazioni importanti quelle rilasciate da Albano verso Fiorello a proposito di un episodio recente. Ma per alcuni c'è un motivo preciso. Albano e Fiorello, c'è uno scontro unidirezionale da parte del cantautore di Cellino San Marco nei confronti dello showman di Catania. E c'è chi ha visto la cosa come un modo da parte dell'80enne amatissimo artista di dare libero sfogo alla frustrazione che quest'ultimo ancora starebbe provando. Frustrazione che in realtà il compagno di Loredana Lecciso proverebbe per Amadeus. Quest'ultimo lo ha escluso da Sanremo 2024 e dopo due mesi la delusione non è ancora passata. Tant'è vero che Albano ha affrontato la vicenda in più di una circostanza. Prima su Radio 1 Rai a Un Giorno da Pecora e poi su Rete 4 ospite di Bianca Berlinguer e sempre Carta Bianca. Poco prima dell'inizio di Sanremo 2024 poi alcuni hanno avuto l'impressione che Albano abbia voluto lanciare una provocazione ad Amadeus. Parlando delle proteste degli agricoltori che stanno avendo luogo in molti paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, Albano aveva auspicato che Amadeus desse spazio a questo argomento. Ed il presentatore del festival si è detto d'accordo, poi però nessuno lo ha contattato per questa cosa. Ma ora è arrivato uno scontro innescato proprio da Albano verso Fiorello. Intervistato da DPUTF, Albano ha mostrato fastidio per quanto fatto proprio da Fiorello nel corso degli ultimi giorni. L'uomo di spettacolo catanese ha detto delle cose che a lui non sono piaciute. E non solo a lui. Anche sua figlia, Romina Carrisi, è rimasta alquanto indispettita da certe dichiarazioni. Il tutto è da ricercare nelle affermazioni fatte per scherzo da Fiorello all'interno del suo programma, Viva Rai 2. L'argomento della discordia era rappresentato dal nome che la donna ed il suo compagno, Stefano Rastelli, hanno scelto per la nascita del suo bambino. Un nome decisamente singolare, il bimbo è stato chiamato Axel Lupo. Perché questo nome? Romina Carrisi aveva risposto molto infastidita, parlando di bullismo. Ed ora anche Albano ritiene che prendere in giro un neonato per via del suo nome rappresenta un qualcosa di non opportuno. Sua figlia Romina Junior sta vivendo un periodo nel quale è particolarmente sensibile. Ed anche qualcosa detto senza alcuna intenzione di volere risultare offensiva rischia di essere frainteso. Ovviamente Fiorello non aveva la minima intenzione di volere fare arrabbiare Romina Jr. E la sua famiglia. Il comico e mattatore però non ha dato peso alle conseguenze di quanto successo. Lui è più che concentrato solamente sul fare bene al festival accanto all'amico di sempre, Amadeus. E sarà uno dei protagonisti nella puntata di sabato 10 febbraio.